Nella puntata precedente. Po' farbacco, iniziamo zanzando una caramella rara, una puntata iniziata proprio col piede giusto. E uno spietato Geridos, che però reduce dalle delusioni amorose, me se stava a deprime. Ma l'ho salvato appena appena in tempo. Me stava per diventare un fan de Marco Masini. Ma l'ho recuperato portandolo per mare alla conquista dei remoti lidi, imbarcati in questa missione suicida che ci avrebbe potuto portare a fini naufraghi d'isola deserta. Evitiamo dunque di disperdece, prendiamo la giusta via, come se fosse facile perdersi qua, e damo una madre agli Zanzagun e successivamente un marito alla signora Zanzan. Sarà ma anche di fronte a tali scenari melensi, proprio sul fronte amico, Geridos comunque non perde il focus e non si sente tradito. All'istituto meteo staccamo pure le piastrelle da per terra. A Vera Terza gli famo sentire quanto turgido è il nostro gamberone. E porto Geridos alla palestra d'Alice per fargli vedere ciò che non deve mai diventare. Non devi essere come loro a papà, questi sono disperati elemosinatori de fagiana, noi invece siamo e saremo sempre dei masnadieri della foghetta. Le cose sono ben diverse. E sbadacchiando a destra e manca i simp da Alice, finimo su de lei a sfogare tutti i problemi di cuore di un giovane Geridos appena affacciato alle asprità della vita. Gli insegniamo la differenza tra noi e loro. Tra un Fausto insettologo che perde il suo tempo a mostrare una streghetta tutto quello che c'è in mano e una bellezza che ci tira fuori il biscione Sivaiver, finimo poi a scontrarci nel totale rispetto delle regole col doppio idro al Monte Pira. E dopo il Monte Pira non ci so più confini. Sbarazzati dei VIP magma e idro è la volta di sarpalla al rembaggio verso Verdazzupoli, dove dopo aver scoperto l'acqua calda ricevemo però la primavera trambata da parte dei Pokémon Smeraldo. Una mazzata di nome Tel e Pat. Dalla redazione Tubo 93 in YouTube, ladies and gentlemen, la quarta puntata della Geridos contro Pokémon Smeraldo Challenge. Buonasera, inestenuabili lanciatori de sfere poké, allenatori de Pokémon dar forte pelo suo stomaco, ormai vissuti e navigati, oppure giovani davanti al magico mondo dei Pokémon tutto ancora da scoprire. Ovviamente un bentornato pure a tutti quelli che siedono nei mezze vie. Un caloroso abbraccio a tutti gli amici del pubblico per una nuova puntata di questa incredibile sfida, proposta in calcio ad una donazione da Alessandro R, che ringrazio per il suo contributo e saluto tanto. Con l'auspicio che se stia a divertirsi seguendo questa magica avventura con il suo Pokémon preferito. Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta Davide95 per il suo rinnovato supporto al canale attraverso una bellissima donazione e Fabio da Verona per aver anche lui contribuito. Questi gesti mi rendono davvero felice e fiero di quello che faccio, perché il sorriso che tento di portare al pubblico è segno questo che vi giunge, che arriva nei vostri cuori. E la mia ambizione di ingrandire questo canale, proseguire e intrattenervi, in questo modo si realizza giorno per giorno. Le vostre proposte sono in cantiere, sebbene Fabio da Verona mi ha proposto una cosa un po' generica, che spero vari progetti che ho in mente possano piano piano nel tempo soddisfare il suo desiderio. Ci eravamo lasciati ad un momento definito da una profonda mestizia. Se potevamo schioppare Tel e Pat perché Geridos ha lo stato attuale, gnafa. Credo che prova ancora di più il nostro Geridos, già provato dalle turbe amorose, che è lì e ogni tanto mi s'abbranchia ripensando alla camer mignotta. Non mi pare il caso, Porello. Abbiamo constatato che, in ogni caso, sia se si occupiamo di Claydol e lasciamo Xatu, o se si occupiamo di Xatu e lasciamo in pace Claydol, dopo tutto non cambia un cazzo. Sempre che Geridos ci sprofonda una abissi da psicosi da psichico, quindi che se continua a insistere mi toccherà pure portarlo in terapia. Mi si attacca alla discografia dei Baglioni, mi si deprime in piena notte, fracassando a tutti i coglioni. E non è il caso, dai. Geridos, ci vuole un'altra avventura per mare a papà, io qua a papà, ci imbarchiamo. E non mi dirà, Geridos, sì buono, dai, ma dove sta a portare, ma che devi fare? Oh, niente, vuole proprio andare addosso alle femmine, Geridos. Papà, però così mi preoccupi, eh? Mi preoccupi del cerchiato fisso, Geridos, sei monotematico, Geridos. Niente, oh. Cerca l'amore in tutti i posti meno indicati, il povero disneyano ma serio Geridos, che proprio perché è serio non sopporta ad essere stato soggiogato da Camer Troia. E lo posso pure capire, ma non so tutte Camer Mignotta, papà, così facendo non damo mica il giusto esempio al pubblico. A proposito de pubblico, de esempio... Ma Geridos, ma non te pare un po' troppo tranquillo qua oggi? Non te pare strano che né Peppe né Firo ci sono venuti ancora a rompere le palle? No,
No, no, non me lo devi dire. No. Vai via, non te voglio vedere. Garidos, scappiamo. Se arriviamo a Orocea, può essere che non ci trova, può essere che non ci raggiunge. Tu dove vai, scusami, eh? Ma che fai, me lasci qua a parlare da solo come uno scemo? Ma chi è che t'ha scritto sui commenti il 26 settembre Mystic6825? Cosa starebbe a significarmi? Chissà cosa penserà Furio il castform di Smergol che schizza ovunque. E tu gli hai pure risposto, per fortuna che è ingenuo, capisci? Che mi sta a significare sta cosa? Ora dimmi se io non ho fatto bene a questo punto a imbavagliare Firo e Peppe per prendere il controllo della situazione. Tu mi deludi, Tubbo, capito? Questa cosa non va bene, Tubbo. Né tu e né quei due sciagurati di Peppe e Firo che non fanno altro che tollerare queste discostumanze. Non è possibile che mandi Smergol a schizzare per tutta l'avventura, Tubbo. Ma che esempio stiamo dando al pubblico da c***o? Bravo, papà, pensaci te. Liberacene, liberacene. E libera Peppe, purello. Tutto un cartocciato imbavagliato. Sì, pata avanza un minuto, magari. Libera pure Firo, che non mi pare il caso di lasciarlo così. Regia, chiunque ci sia rimasto, scendete ste regolette, te prego. Meno male che posso contare ancora su qualcuno che non sia Alonso. Vabbè. Sta mai solide. Se combatte solo con Garidos, niente strumenti in battaglia, ma sia quelli tenuti. Doppio team o attrazione marchieranno a vita l'onore del Pokémon a classifica finale. Non è una prova a tempo, anche perché sono lento come un vecchietto con tre piedi che attraversa la strada, quindi non ci avrebbe senso, ma il tempo finale in game è un elemento di valutazione basato comunque sull'andatura da cariatide del sottoscritto. Quindi amo dette regolette, speriamo che Garidos sia stato in grado di liberare sia Peppe che Firo, e possibilmente che questi abbiano chiuso Furio, non lo so, dentro una cassa de Malak, qualcosa capace di contenere qualsiasi essere demoniaco, e che speriamo che contenga pure Furio, almeno per questa puntata. Il Madonnaro Gobbo è ora assistente di regia, quindi ci avrà tempo e modo di chiarire con Furio le sue posizioni schizzatrici, tutti gli equivoci da questa derivate, magari forse gli da due schizzate se sta zitto. Abbiamo fatto? Possiamo a Naurocea adesso, sì o no? Oh, durante il tragitto il nostro prode Garidos però mi ricorda che come scemo mi sono scordato di raccattare tutti. Siamo partiti da soli con Magikarp, ritorniamo indietro, va. Mannaggia, andiamo a Piazza Zanza Family con zio Peppe, ovviamente appena liberato dai spire di Furio. Intruppiamo chiunque ci separa davanti, zanzamo praticamente solo Cianfrusaglie. A Orocea ci arriviamo quasi al 53 scampando alla love disc di Susi Nuotatrice. Meno male che le love disc sono mignotte di rinomatissima fama, peggio dei Camertroie. Ho pensato dunque che a sto punto potevamo provare prima dall'ineguagliabile Ambrogio Pescatore, col quale magari ci potevamo soddisfare nostro leggero languore dei punti esperienza. Con sta ciurma dei 5 Garidos direi che se famo una bella fritturona de paranza. Già che ci stiamo, andiamo pure da Ilaria Fantallenatrice poco più avanti qui nelle rapide, e sto peli per, pur non avendo introforza, lo riuscimo a tirare sotto de corpo. Sebbene protezione ci ha fatto abortire il primo corpo, vabbè, ma che ci frega. Poi arriva quello che speravo che non arrivasse. Arriva un'altra camer puttana. No, Garidos, Garidos, non fa così a papà. Garidos, stai calmo. Garidos, stai buono, devi essere forte. A questo punto puoi finalmente esorcizzare tutte le tue pene d'amore. Prendila come un'occasione per crescere. Quindi mo che la camer mignotta di Ilaria la prendi, gli dai una botta, te sfoghi. Pi esempio da Smergol, te fa una bella schizzata, così te dimentichi di quella devi ammetta. Fai chiodo schiaccia chiodo, come è naturale che sia, facciamo infuriare Furio, dando l'ennesima volta al cattivo esempio. Approfitta della camera zoccola, comodamente, tutti si giriamo, non te guarda nessuno. Con Garidos rinnovato nel vigore, possiamo finalmente proseguire a testa alta lungo i viali della vita. Garidos ha dato una botta alla camertroia dell'Ilaria Fantallenatrice e così facendo è passato oltre, ha esorcizzato i suoi demoni, le sue paure. Garidos ha scoperto che la camertroia non poteva fargli niente in realtà, e che il suo fascino da operatrice siderurgica della bassa bergamasca è solo un connotato superficiale che, andando avanti con l'età, cambia, si sbiadisce, mentre l'impavido cuore di Garidos resta quello di un degno masnadiero della fessa e non più quello di un succube di quest'ultima. Quasi acquisendo sicurezza in se stesso, non fa altro che ruba cuori al suo passaggio. Insegue sì, ma nel modo giusto, non rimanendo succube dell'altro sesso.
Approfittando dunque di questi remoti e funesti lidi e le opportunità da questi offerte, se siamo portati al conseguimento della nuova caramelletta rara e a un Gyarados che ne è uscito rinnovato nel vigore e non spirito a un livello 55, che però purtroppo, nonostante tornamo da Telepat incazzati come tassinari all'ora de punta, non ci risolve del tutto la situazione. Vi rimaniamo ancora vittime della sinergia de Telepat e dei loro giochetti del cazzo. Sebbene riuscimmo a congelare Xadu, e allora penso di tenermelo lì buono, ben presto faccio ciò che forse non dovevo fa', è colpa mia, lo so, come un coglione lo schioppo, mi trovo davanti tutte e due insieme, non si affrontano mai Lunaton e Sorrock vicini, non ci devono finisti due de fianco, tira pioggia danza, inutile, se birdano tirano schermo luce, a rilanciano un altro giorno de sole che ci fa riabortì pioggia danza, voglia che io gli rimetto, rimango inchiappettato dal fuoco incrociato dei due monoliti, realizzando solo in un secondo momento che sono stato proprio un pirla, perché si annavo del geloraggio invece di perdere tempo con pioggia danza, forse li facevo pure fuori. Riprovandoci in un supero manco Claydol e Xadu, proprio lasciamo perdere. Se ne uscimo affranti e abbacchiati dalla palestra quando che nel mezzo da allenamento a un tratto, mentre che raccattavo le caramellette che non mi ero ancora raccattato, mi arriva una mezza ideuccia che forse non è che è proprio una stronzata, E si usassi una squama cuore per i dag Gyarados la fa cortate fa idropompa, sostituendola a surf, intanto che ci sono arrivato al 50 già inoltrato, vado a Porto Argepoli grazie all'insostituibile Peppetto e dall'elimina mosse me faccio cancellare surf per poi far rotta a Brunifoglia dar lipitico ricorda mosse che oltre a ricordarci idropompa in cambio di una squama cuore ricorda anche al gentile pubblico che è possibile sostenere questa mia attività attraverso una donazione al link PayPal in descrizione, perché nessuno se non l'affetto dei fan sovvenziona questo lavoro. Io non ho intenzione di scena a compromessi né chi sponsor né tantomeno con la piattaforma. Vi voglio da sempre contenuti liberi, contenuti spontanei, contenuti non vincolati da questo o quel favore di una realtà più grande di me. Però in un qualche modo pure io devo portare a casa la pagnotta, è per questo che invito, qualora possibile, il gentile pubblico a sostenermi attraverso una donazione al link PayPal in descrizione. Mo vedemosi coi idropompa al posto de surf, attaccandoli uno per uno, rimanemo un'altra volta inchiappettati da sti rompicazzole delle patto, oppure si li riuscimo a superare. Vedemosi a colpa de Gyarados o si a colpa de surf, che nei doppi rimane irrimediabilmente azzoppato. Ed è una mossa sbagliata da usare contro Telepat. Anche perché a me sta cosa che Gyarados rimane vittima di sti due gemellini maledetti è una cosa che non sopporto. Vedemo dunque come ci mettemo. Piazziamo pioggia danza e al solito Magikarp vi è subito cecchinato da Xadu che de psichico lo headshotta logicamente. Claydol è rincoglionito e va de terremoto. E mo caro Claydol, dimmi un po' come la vedi. Stidropompa pioggia danzata Clay. Ermatrioscone fluttuante vi è disintegrato sul corpo, Gyarados ertruce, se porta immediatamente a Lunaton, tanto che lo sapemo com'è la storia, no? Xadu se inizia a birda coccarmamente finché non si è così tanto carmato a mente da trascenne la materia, ma a noi servimo star tra idropompa pioggia danzata a Lunaton che sa becca tutta in faccia. Esplode rassegnato, sicuramente non per mezzo del brutto corpo, perché anche senza brutto corpo ce l'avremmo schizzato nell'iperspazio. E mo che tocca a Sorrock, quell'ercio de Xadu sta sempre lì che se fai birdini, se fai cazzi sua. Ma per ora vi dico, meglio così, meglio che Xadu sta buono, meglio che se birda e non ci rompe le palle. Di modo che il terzo idropompa arriva in faccia pure a Sorrock. Questo se vede sta schizzata che manco smergola i tempi d'oro e viene smolecolato da quest'ultima. Finimo a rimanere soli con Xadu che è diventato il Dalai Lama de Verdazzupoli a forza de birdasso e de carmamento. Ma per nostra fortuna decide comunque di non attaccare, tira giorno de sole, lo tira soltanto adesso, mo che se siamo potuti schioppare tutti gli altri Pokémon. Sì, ok, ci spezzerà l'incantesimo di pioggia danza, ma a fine con tutti sti birdini la cosa che ci conviene da fare a Xadu è annaglie de corpo. Questo perde tempo ancora nelle sue pratiche buddiste, ma nonostante l'iperpozione de Telepat, corpo 2 lo riporta ando stava. La fregatura è che purtroppo è un corpo da 2 botte e non da 3. Ve pare, no? Che Smeraldo ce la faceva passare così liscia? Siamo confusi pa' fatica e mi sono scordato che potevo dargli a bacchetta per prevenire la confusione.
per evitarmi sta situazione ispida. Ma purtroppo alla fine, in assenza de quanto de Parigi, l'unica cosa che potemo farmi, cari amici del pubblico, è la cara buona vecchia stretta de chiappe. L'unico sistema di sicurezza per poter affrontare questa resa dei conti con idropompa. Per oggi allo raggio, ovviamente con tutta sta meditazione calmamentosa dexato, ormai ne fan cazzo. Ma né io né Geridos abbiamo intenzione di gettare la spugna. No. Riuscimo a dargli dunque questo corpo che ci porta, quindi al conseguente inchiappettamento de Telle e Pat. E il predominio sulla loro verda zupoli può essere finalmente dichiarato con il conseguimento da medaglia mente. Sì, ok, non proprio è vero, perché mo de monna a stazione spaziale dopo che se siamo ripresi tutta la Zanza Family vanno a piappizze assieme a Rocco il Brizzolato, Ottavio Magma Tenente e Max Terzo aka Final Max. Ma che volete che sia per me e per Gerido? Cioè, hanno affrontato Telle e Pat. Tutto il resto è noia, no? Andamoci dunque a far due risate per vedere se stavolta Rocco c'è amico oppure si ci mette i bastoni tra i rode. Ad accompagnare Geridos in questo incontro doppio, logicamente Peppe, che lo sostiene nello spirito, e Zanzanun, padre, perché a parte fossa questo non fa mai in cazzo, no? Capito? Bisogna fargli fa qualcosa pure a lui, fa tutto Zanzanun madre, Rocco ci subentra con Metang e le signorine Skarmory e Aggron, e cazzarola qui me si apre un attimino di terrore, perché Geridos sappiamo bene com'è fatto. E sappiamo bene che Aggron, con il suo fascino, da signorina trinciabue è un po' tipo de Geridos, diciamocela tutta, speriamo non mi ricasca a fammi il farfallone in battaglia. Non ci vorrebbe proprio, che cazzo, dai Geridos, teniamo duro. Che in questo momento, purtroppo, nonostante la situazione è pregna, non è tempo di pensare alla fregna. Camerapt e Maitiena destitu sfonna palle magma, dunque io saprei già come digliene quattro. Dopo che se siamo calati l'attacchi con le reciproche prepotenze, piazziamo pioggia danza, mentre che Maitiena scassa il cazzo de viso truce tanto per cambiare. Oh, io non so perché, tutti gli incontri doppi sono difficili, ma quello con Rocco è sempre una mucchiata senza senso. Comunque Rocco piazza schermoluce con Metang e Camerapt se birda a difesa speciale. Birdete come te pare, ma becche desti troppo un fascia che tra Geridos e la stirpe dei Camerapt scorre cattivo sangue. Maitiena c'è in truppa de bullo, venimo confusi e sepiamo a pizze da soli, arché de fare artigli Metang pensa de metterci una pezza, mentre che il Camerapt de Ottavio Magma Tenente se fa i cazzi sua. Geridos subisce pure provocazione, quindi tirare un'altra pioggia danza sarebbe difficile. Speriamo de fa qualcosa adesso. Corpo tira sotto Maitiena e moi Camerapt. So due, Cormo per Geridos trovasse davanti a due camera. In balia de corpo se menamo da soli, proprio perché Geridos ormai non ci capisce più un cazzo dalla rabbia. E Ferartigli quantomeno alza l'attacco de Metang, fino a mo, però siamo stati cazzi, te fa un cazzo. Mannaggia Arceus, venimo pistati de botte, mentre che se pistamo de botte pure da soli. E intanto Ottavio Magma Tenente se fa i pippette d'amnesia, diventa praticamente impenetrabile de speciali sto stronzo, perché penso, boh, tiriamo idropompa a quello de Final Max che a quell'altro, ci pensiamo un'altra volta. E finalmente pure Geridos qualche cazzo combina. Metang piazza riflesso e Camerapt de Frana ci fa maluccio, ma manco più di tanto, meno male riflesso, meno male quindi che Rocco qualcosa è buona fa ogni tanto, e meno male che ci si divide per due Frana. È tipo surf in terza gen, no? Finito de piove, penso, vabbè, dammi de gelo raggio Acrobat, attacco d'ala, grazia, riflesso ci fa poco, e gelo raggio però non so perché non è sufficiente a far fuori quel cagacazzi de Acrobat che si regge proprio lì. Proprio all'ultimo PS spuzzoloso opera de Ercole del mercoledì, perché è lui che si rincarna tutte le volte nell'ultimo PS dell'avversario, in quanto deve sempre trovare modo de romper cazzo, se no non è contento da quel giorno. Da quel giorno che c'è da po' quella caramella rara Ercole del mercoledì è diventato la nostra nemesi e continua instancabilmente ad esserlo. Ma Metang per fortuna ci pensa lui e ci manna a casa pure Gorbat. Grazie Metang, grazie Rocco il Brizzolato, che meno male che almeno qualcuno de utile a fali doppi ci sta. Camerapt a Metang farsole di chino e idropompa basta per fotter birdato Camerapt de Ottavio Magma Tenente come se niente fosse, a saperlo ya diravo prima. Metang poi attacca pure Crobat che ci porta in red zone, ma lo mandiamo a casa trovandoci davanti all'ultimo Pokémon de Ottavio, Maitiena. Se reggiamo in piedi per l'ultima manciata dei punti vita, altro calo d'attacco de prepotenza che però l'abilità de Metang previene almeno a lui de catenne intaccato, anche perché Gena che fa tutto sto gran danno. Metang ci manca soltanto che ma azzoppano.
Quindi Gyarados e Metang fanno scattare l'operazione. Sofficini Findus il sorriso che c'è in te. Ferartigli ce precuoce Mike Iena. Fintanto che poi vi è surgelato, imbustato, impacchettato, infilato al banco frigo dal geloraggio de Gyarados. Sconfiggendo dunque il duo Magma a un passo da HH addosso. I distruttivi piani dei Magma vanno in fumo, ma non dimentichiamose che ci resta ancora da sistemare quell'altri pirla dell'idro. Abbiamo ottenuto da Rocco il brizzolato nella sua casa spoglia, la MN de Sub, da insegnar prode e instancabile tenta Sub, catturato puntate e puntate fa. Dunque allora, è l'ora di svuotare i Pokémon zanzatori, di ritirare attenta Sub, lo mettiamo provvisoriamente al posto dello Zanzagoon e se ne andiamo all'antro abissale, che ormai uno sando sta dopo tutto sto tempo, no? Se sando, sedemo in abissà per trovare sto sottomarino, per isbucare qua e per trovarsi davanti a ste pugnette cosmiche. Gli idro dell'antro abissale sono dei veri e propri pisci a letto che c'hanno ancora i pucci Iena, sebbene ce l'hanno sopra il 30. Per questo ho saltato pure a pie pari il rifugio idro a puntata scorsa. Perché a Gyarados basta sputargli in faccia per fionnarli sue vendici del Monte Pira, sti inferioracci qua. Evitiamo gli evitabili, che chi se ne frega, affrontiamo gli inevitabili, raccattiamo terremoto, che è importante avercelo, che ci può essere utilissimo poi in futuro, e eccice da quell'altro pazzo fragico di Ivan. È giunto il momento dunque di farlo ravvedere, di riportare lo spazio-tempo al suo ordine naturale. Mike Tiena è un film già visto, già lo raggio non basta, viso truce, c'era lenta, super pozione, locura, Ivan. Me fa più addaceto Gyarados, sa? Che poi vedi che succede? T'arriva il brutto corpo. Pure Ivan, già croba, t'ammazza, oh, sei proprio fantasioso, Ivan. Cioè, sia te che quell'altro scemo De Max, siete proprio andati a pià lo starter pack del villain medio. Mike Tiena è Crobat. Stordiraggio ci confonde, ma già lo raggio riusciamo a tiraglielo uguale. Però Crobat, d'imparo de PS ci sopravvive. Che coglioni, Crobat! Dando modo a sfornapalle de curallo e a confusione de cagaccio il cazzo. Ma niente, panico. Tubicini e tubicine, non vi preoccupate, la confusione svanisce subito. Gelo raggio ci porta a Sharpedo, che meno male che non stiamo galonso lo slago, tau. Che se no per lui i Pokémon con carta vetro non fa niente, si sono maschi, femmine. Quello gli andava a invadere i rasposi pertugi senza far distinzioni. Poi staccalo un po' dalla sua preda, Alonso Slagot, che sembra che dorme in piedi, che si accorge che siamo andati in villeggiatura estiva quando è Natale. Oh, ma come vedeva un Pokémon con carta vetro subito, eh? Gyarados invece si tiene sul dignitoso. Non fa ste cose, Gyarados. Subisce il fascino da un'altra specie di Pokémon. Sebbene subimo bullo, questo non fa altro che farlo incazzare. Una corpata de Gyarados dunque stende Sharpedo come panni al sole e fanculo pure a Ivan. Ciò significa poi che Ivan pure far d'artonico, la sua sfera rossa fa girare palle a Kyogre che va incazzasse a Cenerite con Groudon, convinto che sia stato lui a svegliarlo da secolare pennichella. Quindi Max e Ivan si rendono conto di essere due pirlotti. Rocco ci avvisa che la situazione sta a peggiorare. È tempo che se ne andiamo a Cenerite. Arrivati qua vediamo Groudon e Kyogre che litigano. Groudon è convinto di essere stato svegliato da Kyogre, Kyogre è convinto di essere stato svegliato da Groudon. Io mi faccio i cazzi mia, nel mentre che tutti intorno stanno là a puntar dito a bocca aperta a guardare sti due che se viene a pizzi. Curatina al centro medico e se ne andiamo a parlare poi con Rocco, che qua sta a succedere il solito casino che succede tutte le volte. Questo ci fa entrare da Adriano, allora penso che quasi quasi voglio sbagliarla apposta la domanda che fa Adriano, tanto per vedere che cazzo succede, no? Al suo domandarmi dove potrebbe mai essere Rayquaza, si sbaglio, vediamo che mi dice. E vabbè, al fatto che a Grotta di Tempi in Poes ci arriva da solo, cazzo. Ci stiamo a Grotta di Tempi, di Rayquaza non ne vedemo manco l'ombra, sicuramente non è qui, no? E se gli è di Marmonte Pira, lui pensa di no, sino a nonnetta gliel'avrebbe detto. Ma io dico che forse gli avrebbe detto quello corroico del marito, che come gli parli capirà, le tira su un rullo de testo che non finisce più. Ve pare che gnò diceva? Si girava Rayquaza? Ovviamente, alla Torre dei Cieli, dove cazz'altro può sta. Quindi che Adriano va lì. Noi uscimo dalla grotta, ci siamo già stati a Orocea, quindi vola lì un attimo. Corfido Peppetto se famo portare in volo a Orocea, surfamo una tredicina di centimetri e arriviamo qua. Troviamo Adriano che come sente trematera se caga addosso. Sei sempre il solito fifone Adriano, ma che cazzo ci viene a fare se poi dopo bruni le mutande? E quindi che andiamo a avvisare Rayquaza, no? Se scalamo la torre, arriviamo in cima, troviamo sto serpentone megagalattico che è pure più grosso di Gyarados. Andiamo là e famo
Scusi, signor Rayquaza, a Cenerite ci starebbero due Pokémon leggendari che se stanno a pià pizzo. Ed è che lei stando una cerchia di leggendari, no? Magari li conosce, a cui tupirla, gli vanno a dire qualcosa, gli vanno a dire insomma che non è il caso di terrorizzare la gente. E Rayquaza, dopo aver tirato un porco Arceus che dice più di 1000 parole, si alza in volo silente. E quando che andiamo là, da uno squarcio ci scende Rayquaza incazzato come una biscia sotto estasi. Ripia il controllo di due coi classici tormentoni genitoriali del tipo come v'ho messo al mondo che ce torgo, ve sequestro il Game Boy, ve manno un collegio dagli Empoleon che poi sori ci assomigliano, ve metto in punizione finché non gela l'inferno o finché la vera del gioco non smette di romper cazzo, insomma. Groudon che dice no, ha cominciato lui, Kyogre che dice no, ha cominciato lui, Rayquaza che dice state zitti, ve pisto de botte a tutte e due. E così se ne vanno. E l'ordine e la tranquillità è stata finalmente riportata a Cenerite. Noi abbiamo cose più importanti di cui occuparci però, come per esempio vince l'ultima medaglia di Hoenn a Palestra dello Dorfo. E dopo che finalmente Max si è reso conto di essere stato un coglione, esattamente come se ne reso conto Ivan, che smetterà di progettare la conquista del mondo e la sua conseguente distruzione per riscattasse poi andando a distribuire gioie e sorrisi facendo il pizzettaro, anche perché cioè la pizza porta gioia e felicità, essere pizzettari equivale a essere anche degli artigiani del buon umore, oltre che in un certo senso degli artisti. Quindi Ivan ritroverà la sua nobiltà d'animo, anche perché è uguale al pizzettaro che c'avevo sotto casa io anni e anni fa, poco dopo che uscirono sti giochi. Pure la bandana in testa era uguale, quindi mi è veramente il dubbio che quello effettivamente era Ivan che dopo essersi ravveduto ha cambiato carriera. Max che cosa farà non se sa, ma sti due so così anime gemelle che non mi sorprende che questi se ne vadano, non lo so, in California a sposarsi. Ma evitando dannaccia a perdere così in cincischie, no? Riassembliamo noi stessi. Entramo dentro la palestra e preparamose a cascare in braccio ai coccodrilli e se nel fossato dello torfo. Perché Gyarados mio, questo è un luogo che amerai, questo per te è il paradiso. Qua dentro Gyarados è pieno di mignotte, dal 58 appena iniziato patapim e patapam, finimo in un 59 abbondante con le scagnozze dello torfo. Siamo dunque pronti a piazzarci qua davanti a Diene 4, pure a lui. Per affrontare Odorfo ho pensato ancora una volta ad approfittarmi della forte versatilità di Gyarados, rimuovendo un'altra volta Surf in favore de Tuono, che pioggia danzandolo diventa infallibile. Ma Lavdisk è un gran mignottone, quindi pioggia danziamo dopo. Prima famo fuori Lavdisk, poi a Whiskash ci pensiamo. Dopo aver tirato il secondo corpo, questo si birda d'amnesia, ma qua butto pioggia danza con successo, nonostante la confusione. Whiskash alla fin fine non può farci quasi un cazzo. Noi quando ca confusione se degna d'annassene a fanculo lo attaccamo del geloraggio, ma sopravvive per una manciata di PS. Sti quattro spuzzolosi punti vita che quasi quasi gridano cosca dei 7 Demon. Non voglio essere sempre malizioso. Hydro Pulsar non ce fa un cazzo. E che coglioni, Whiskash vi ha curato. Stiamo a perdere un botto di tempo, noi del geloraggio in geloraggio. Sebbene amnesia ci renda sempre più difficile, se portiamo a un range comodo per buttarlo giù de corpo, quindi finimo a Sileo. Però c'è un altro corpo da tirargli addosso. Raggia Aurora ci fa poco e sorprendentemente questo è un corpo da 3 turni. E a noi ci riserviva de mette presto pioggia danza, fa tuono, toglieci dai coglioni sta trappola de corpo. Mo che stiamo a Kingdra penso, sì però tuono non è che gli fa tutto sto granché essendo in parte drago, però mi sa che è l'unica cosa che ci conviene da fa. Ma il fatto che Kingdra c'ha l'abitudine di andare doppio team è ciò che mi ha fatto di meglio che tuono glielo tiramo in favore di pioggia danza così che diventa infallibile, quindi piamo due piscioni con una fava. Non solo è l'attacco migliore che gli potremmo fare dopo corpo, ma è pure un attacco infallibile. Paralizziamo Kingdra, ma non gli levamo mezza vita. Continuo de tuono, va de riposo, li mortacci sua, poi in terza gen è sempre tutto carcolato, come va de riposo c'ha pure la bacchetta, no? E beh, che ve pare? Va castagna lo sveglia. Tanto vale annaglie de corpo, ho pensato. Mo questo ritorna a dormire, così ci pistiamo per bene. Eh no, sto giro è da 2, mica è da 3, mannaggia, fallisce pure corpo. Mentre che dorme sto cazzo de Kingdra, che frustrazione! Riusciamo a tirarlo sotto finalmente. Mo arriviamo da Crowdaunt, incastrati però nel loop solito de corpo. Ci fa provocazione, ma alla fine prova a tirargli un tuono a secco sperando di piacerlo. E che quando mai? Ma ve pare che ce lo piavo? Pokémon Smeraldo, si c'ha modo te faccio tirare un Dialga Troia, non perde occasione te faccelo tirare. Al secondo tentativo, poi, si non se corpimo da soli, tuono che può fa? Fallire, ovviamente. E con provocazione de Groudon, non potemo più buttare pioggia danza perché potemo solo usare le mosse d'attacco.
e Crowdaunt pare non volesse dire altro se non provocazione. Tutta sta rottura dei coglioni alla fin fine per niente, perché Gyarados è inevitabilmente più forte del Rodorfo. A confusione passo, Artuono si abbatte furente su Crowdaunt, decretando finalmente la vittoria su Rodolfo e l'ottenimento della medaglia pioggia. E siamo dunque pronti a questo punto per tornare a Verdazzupoli, attraversare i mari fino al raggiungimento dei Ridopoli. Abbiamo finalmente accesso alla Lega Pokémon di Hoenn. Riuscirà dunque il nostro Gyarados a predominare la Lega Pokémon con la facilità con la quale si è fatto strada nella conquista delle palestre? Riusciremo poi anche a sconfiggere Rocco ai Cascate Meteora? Che ne sarà dunque del destino del nostro impavido Gamberone Blu? Lo scopriremo venerdì prossimo alla puntata finale della Gyarados contro Pokémon Smeraldo Challenge, sfida dedicata a Alessandro R che in calcio ad una donazione al link PayPal in descrizione ha espresso il desiderio di vedermi affrontare un titolo dalla terza gen in poi a fianco del suo Pokémon preferito, Gyarados. Ricordo inoltre al gentile pubblico che martedì il canale si prende una giornata di pausa dall'avventure Pokémon, però ci sarà comunque un video che sarà di altro genere. Torneremo dunque la settimana seguente con due nuovissime entusiasmanti avventure. Bollono in pentola sorprese e nuove sfide, e per scoprirle non vi resta da fare altro se non iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto per non perdervele. Ricordarvi che potete sostenermi anche attraverso un mi piace, i commenti che fanno sempre piacere ed è sempre bello vedere come il pubblico viene coinvolto dalle mie avventure. Quindi non mi resta altro che darci l'appuntamento alla settimana prossima per un video a sorpresa e il destino di Gyarados sempre qui sugli schermi di Tubo 93.